Abbiamo fatto fare questi strumenti che sono delle pedane, dei tappeti, fatti di materiali memory che quindi rilasciano una spinta elastica molto limitata, quindi l'impatto articolare nella ripetizione del gesto è limitatissimo e simulano diversi tipi di superficie in modo tale da doversi adattare in continuazione a livelli di stabilità differenti. Quindi posso fare un percorso tranquillo, riabilitativo, post trattamento, oppure posso utilizzare la superficie, perché ne esistono anche di più larghi, proprio come superficie di allenamento, proprio perché rilasciando una spinta elastica inferiore riesco a ripetere il gesto, l'allenamento in continuazione senza nessun rischio di carico o di sovraccarico o di possibile infiammazione. Quindi la più adatta sicuramente per una fase di allenamento quando si è uscita dalla patologia o dal trauma è sicuramente questo. Invece in un percorso che vuoi fare riabilitativo hai quello che simula la superficie dei sassi, uno che invece ti dà la possibilità, lavorando con un piede su, diciamo, un'asta rigida, questa, e questa invece su una serpentina che simula una superficie accidentata, tipo sabbia accidentata, di poter fare un lavoro ovviamente diverso. E poi invece ci sono quattro cuscini che hanno quattro densità diverse, quindi a ogni passo tu ti devi adattare a un'instabilità differente. Dal punto di vista riabilitativo, medico, fisioterapico, puoi utilizzarli per l'impiezione dell'arto inferiore, distorsioni di caviglia, di ginocchio, di altre situazioni. In più ci sono dei piccoli accessori che tu puoi utilizzare sempre con questi materiali per creare degli ostacoli. L'Università di Udine, la Facoltà di Scienze Motorie, che ha fatto una sperimentazione per dimostrare come lavorando su questo tipo di superficie aumenta solo del 10% il ritmo cardiaco, ma aumenta invece del 25% il consumo energetico. Quindi tu hai la possibilità di lavorare nello stesso tempo con una resa superiore. Questo sarebbe molto semplice da utilizzare. Metti giù in palestra, ragazzi, avanti e indietro prima di iniziare l'attività di pesi o prima di andare sul campo, e si fa una preattivazione con questo tipo di lavoro. Stavo avendo dei buoni riscontri, tanto sia per quanto riguarda l'attività fisica, sia per quanto riguarda poi invece la fase riabilitativa. Il discorso con HCR è questo, cioè io posso gestire la forza che applico tra gli elettrodi del corpo e utilizzare tre possibili reazioni che il corpo produce a fronte della quantità di elettroliti che io vado a muovere con lo strumento. Posso lavorare a bassissimo livello, per cui il numero di elettroliti mossi è minimo, l'attività energetica cellulare è minima, proprio perché se numericamente se ne attivano pochi, e quindi aumenta leggerissimamente il consumo di ossigeno e di conseguenza aumenta la velocità del microcircolo e del drenaggio. E la situazione per chi percepisce l'applicazione dello strumento è atermico, quindi non c'è sviluppo di temperatura se non qualche centesimo di grado dovuto al fatto che arriva un po' più sangue. Questa parte qua come la intendiamo come preparazione all'atto atletico in generale.